Siamo con Enrico Bo, commissario ASI, all'interno del 30° meeting internazionale del 500. Tu di auto ne avrei viste migliaia. Siamo a festeggiare i 50 anni della Giannini. Un pensiero su questa automobile. Un pensiero su questa automobile, oltre che tutto quello che è stato già detto in questa tavola rotonda, ricordo quando Franco Giannini venne a trovarmi, si presentò e mi disse: buongiorno, sono Franco Giannini. E io di tutta risposta gli ho chiesto, ma Giannini? E mi ha detto Giannini. Ecco, ascolta, tu sei un esperto. Qual è la caratteristica principale di questa, della Giannini? Una delle caratteristiche. Una delle caratteristiche, essere stata un'avversaria delle Abarth, così come le Abarth avevano la Giannini in concorrenza. Abarth e Giannini, sfida che continua, ma oggi siamo a festeggiarle, 50 anni per queste due automobili. Ecco, sicuramente una passione per queste due splendide auto che hanno rappresentato per i giovani quello che poteva essere il correre a basso prezzo e quello che ancora oggi rappresenta un mito famoso nel mondo. I giapponesi vanno pazzi, gli americani stanno iniziando a conoscerla adesso, però due prodotti eccezionali. Ecco, stiamo parlando dell'Abarth, una delle caratteristiche principali. La grinta, perché erano macchine che con poco partevano da una base molto popolare per trasformarle in delle belve vere e proprie. E si riconoscono da questi rumori quando si accendono i motori? Si riconoscono perché la marmitta Abarth era un elemento molto forte, molto caratteristico di queste vetture, che faceva, oltre che il rumore, dava delle prestazioni effettive ai motori, perché erano più libere, le macchine respiravano meglio, tra virgolette.